Beh, direi che... Ah, niente boss di fine livello, no. Golden Limestone Cave. E con questo... Niente. Continuiamo. Continuiamo. Ma c'eravamo anche qua, di organo, abbiamo girato. C'è della lava di un colore un po' strano. C'è della lava color cacca. Sì, in effetti. È un drago. È un drago non molto ben voluto. Anche molto poco pulito. Possiamo paragonare lo schema delle foglie. Chissà chi c'è qua, eh? È vero. Oh, anche se andiamo a neanche a muoverci. Colpisci i maroni. Cosa vuoi dire? Ah, è lui Gildis. Sì. Ebbene sì, Gildis, noi lo pensiamo. Adesso ti facciamo un mazzo a tarallo. Puoi colpire la zampa? No. Ma solo la faccia. Non l'avevo saltato avanti. E lui ci prende e ci lancia in giro per lo stage. Aspetta che torni fuori, oh. Occhio. Esatto. Semplicemente ha cambiato direzione. Ha cambiato lato del letto. Mi si stava addormentando la zampa. Whee! Posso dire che comunque graficamente la rappresentazione mi lascia quasi soddisfatto. È notevole. Sì, sì. Non è la solita rappresentazione isometrica brutta. Ha tantissima energia comunque. Io sto mettendogli i fulmini per il sedere qua, a Iosa. Rallentamenti della RAM! Anche questo è un incantesimo del drago. È possibile. Che cambierà la cambia e di nuovo e lì si è addormentato l'altro braccio, per dire. È giusto per far cadere tesori a caso. Ok, basta magia. Sì, perché sennò che bella espressione che ha il nano nell'immagine. Sì, infatti. Se diventa male io rido in faccia alla morte. Muore. Mamma mia, una fiammata mi toglie tutta la barra dell'energia. Beh, dovrei avere un po' di malus, un'altra volta. Colpa le ossa, sono molto molto abile. Molto popolare con le ragazze. Che ci siamo quasi. Via. Dove sono finito? Ok. No, non sono fuggito. Qualcuno mi resuscita? Grazie. Prego. Ce la facciamo. Un rallentamento di RAM ancora. Comunque, stranamente un topos mai, come dire, mai affrontato il boss finale del gioco fantasy, un drago rosso. È vero. Non un drago blu, non un drago bianco, ma rosso. Gli ho dato miliardi di colpi. E comunque ti abbiamo raggiunto come punteggio, Panda. L'ho notato. Oh, soldi infiniti. No, basta, sono finiti. Pugnali su pugnali che cascano. Oh! L'abbiamo fatto anche stavolta. E abbiamo finito anche questo gioco. Io ho il livello 17 comunque. Nonostante ci abbiano pestato a sangue. Guarda che glutei possente il mio elfo. Io sto invendo Heroes si scrive così. No. Io sto invendo dietro al chierico perché non mi lascia vedere mi lascia vedere il panorama. Ok, abbiamo sconfitto il drago Gildis. E a quanto pare preso un po' del suo tesoro. Teoricamente. Giusto un po', eh. Ah. Bene. E comunque ricordiamo che io non ho potuto vincere quei punti soltanto perché anche il gioco è razzista nei confronti degli elfi. Esatto. Il mostro finale non riuscivo praticamente a colpirlo. Grazie Capcom. Questo non ci vediamo i nomi. Ah, ok. Ma non vedo niente. Mettiamo i nostri nomi.
Mi raccomando, dovete avere tutte le vostre diottrie per giocare a questo gioco. Sì, in effetti è un po' difficile da scrivere, però ok. Questo era... Questo era The King of Dragons. Con me hanno giocato Panda. Ciao bambini! E Yuga. Ciao! Io sono Ace the Brave, ci vediamo al prossimo Let's Play. Namaste and be brave! E ma basta questa voce del cazzo!